Ciao a tutti, sono Octopus e bentornati a un altro episodio con la Polonia. Questo sarà in italiano che sto portando avanti sul mio canale YouTube. Abbiamo appena concluso una guerra con gli ottomani, una guerra molto proficua. Ci siamo appropriati della zona della Moldavia, tutte queste province qua. Abbiamo anche strappato dei soldi più delle war reparation agli ottomani, che non è male assolutamente. E adesso abbiamo un po' diciamo, di respiro, nel senso che per un pochino gli ottomani non ci daranno più fastidio per almeno 12 anni. Ottimo. Molto molto bene. Con la prossima guerra, se riusciamo a imbastirne un'altra, potremmo addirittura pensare di arrivare fino a Costantinopoli. Ci mancano, tipo, tra virgolette, solo tre province in pratica. Abbiamo lasciato gli ottomani con alcuni ribelli da gestire, tra l'altro. Quindi avranno il loro bel da fare. Gli abbiamo tolto l'alleanza con Akkonyul, che adesso se la sta vedendo infatti con Karakhanul, Shirvan e Gilan, questi altri stati qua. E vabbè, pazienza. Ok, l'Ungheria ci chiede un diritto di accesso, glielo diamo. Nel frattempo qua sta andando avanti una cosa un po' strana. Moscovia e Danimarca sono in guerra tra di loro. Non so esattamente qual è l'oggetto del contendere qua. Danish Conquest of Ingermanland. Questa provincia qua di Moscovia. Interessante. La tregua con Moscovia scade tra un anno soltanto. Molto interessante. Secondo me ci conviene prepararci ad azzannare Moscovia adesso che è un cane ferito fondamentalmente. E vediamo di concludere, di portare avanti la nostra campagna di, come si dice, di espansione nella zona dell'Est Europa, in pratica. I ribelli di Moscovia si ribelleranno ancora, ok. Vogliamo avere, esprimiamo un po' di punti militari, nel senso, aspettiamo un momento per fare questa tecnologia. Non possiamo convocare una dieta per il momento. Manpower a posto, ribelli in generale abbastanza bene. A parte questi qua della Lituania, che come al solito ha un casino di tanti problemi, tanti tanti problemi di ribellioni sempre lì sulla porta. E vabbè. La Moscovia è alleata soltanto con Odoyev, che è questo stato qua, di cui abbiamo già parlato prima. La capitale della Moscovia qual è adesso esattamente? Scusate un attimo. Moscovia, fammi vedere. Ah, Murom, ok, questa qua, va bene. Va bene. Mi manca un advisor, ce ne mancano tanti in realtà, due. Prendiamo tre deficiency, perché no? E no, sì, National Tax, va bene. Siamo sempre comunque in positivo, nonostante tre advisor, perché abbiamo un sacco di riparazioni di guerra che ci arrivano. In questo momento 4,60 degli ottomani più 2 dalla Danimarca. Ok, cerchiamo di approfittare di questa fase per attaccare Moscovia. ASAP. Ok, la tregua è terminata. Molto molto bene. E sapete una cosa? Io chiamo anche Novgorod in questa guerra con Moscovia. Chiamiamo anche Novgorod per un supporto morale, tra virgolette, e ci buttiamo assolutamente in questa guerra. Noi vogliamo prendere Kalomna. Questo. E avanti così. Avanti così. Io tutto bene. Qua stanno già siedendo gli svedesi, andiamo a prendergli la capitale, Murom, e anche questo forte qua dietro. Poi prendete il controllo del nostro obiettivo di guerra. Così Moscovia in teoria non dovrebbe più rialzarsi, perché la Danimarca prenderà questa zona qui, molto probabilmente. Noi ci prenderemo qualcosa qua in mezzo, tipo sì, appunto, Kolomna per finire lo stato, quindi di Mosca, più qualcos'altro da questa parte. Muroma 17 di sviluppo, non male. Fatemi vedere le culture, come siamo messi qua. Sono tutti moscoviti questi. Ok, quindi a un certo punto potremmo anche considerare l'idea di integrare la cultura moscovita tra le nostre culture accettate.
ci darà un buon boost per, come potete vedere adesso, ci dà meno tasse e meno manpower. Accettando la cultura moscovita perderemo questi malus, che sono sempre abbastanza fastidiosi da avere, e vediamo se riusciamo a fare qualcosa oppure no. Occupiamo più province possibili prima che lo facciano i danesi. E continuiamo con la nostra campagna. Tanto delle espansioni in Moscova non ne frega niente a nessuno di solito, non prenderemo tantissima aggressive expansion. Non nei confronti di stati pericolosi tipo, non so, Boemia, Danimarca e altra gente così, che hanno perso il controllo di quel forte lì. Molto molto bene. Vi proseguite, guardate qua. Davvero ottimo. Ok, siamo qua con la tecnologia, ma sinceramente la tecnologia non ci serve così tanto. Ok, gli ottomani hanno dichiarato guerra a Bisanzio ancora una volta. Guerra con Bisanzio, Cipro e Circassia, quindi prenderanno la Morea qua sotto. La Circassia farà la fine che fa, e Cipro, boh, probabilmente verrà assorbita anche Cipro. Pazienza, tutta roba che non ci interessa troppo al momento. Ok, quindi una volta che abbiamo preso il controllo di questo forte qui, abbiamo fondamentalmente già terminato la guerra. Moscovia, non ho ben capito dove ha i suoi soldati. Ah, ce li ha qua, un po' qui. Poi non ho ben capito. Stanno assediando la Svezia. Ok. Stanno facendo quello che abbiamo fatto noi prima, in pratica. Il problema è che noi non avevamo tutta la nostra zona, la nostra madre patria assediata. Però vabbè. Qua, diplomatic, vabbè. La Boemia non penso che risulterà in niente di eclatante. Andate qui. Anzi, andate a Rostov. Un po' di looting. Odoiev ci dà ancora la solita cosa di prima. Cos'è sta roba? Ok, in Lituania. Forziamo la religione di Odoiev, war reparation e soldi cash. A posto. Così questi diventano cattolici adesso, giusto? Giusto, perfetto. Perdiamo uno di stabilità perché ci piace. Andate qua a gestire i ribelli della Lituania. Allora parliamo già di cose serie, Moscovia. Io voglio questo, questo e questo. No, eh? Un po' di soldi anche magari, visto che ci siamo. Che ne dici? 65 addirittura. La Danimarca quanto punteggio ha contro la Moscovia? Scusate, 39 solo. Ok, ho capito. Va bene, Moldavia, va bene. Ci prenderemo un po' di separatismo perché il forte che controlla questa provincia è assediato, quindi il separatismo scatterà in Tolku. Spero non in Besarabia, spero di arrivare in tempo. E vabbè, pazienza. Ok, una serie di eventi negativi uno dietro l'altro, pazienza. Voi venite qua, per favore. Sarei quasi tentato di finire già la guerra contro la Moscovia, sinceramente. Appena prendiamo questo forte qua, sa che concludo già la guerra. Non ho voglia di perdere ulteriore tempo. E facciamo un giro di tecnologia qui, molto bene. E come detto, ci buttiamo di nuovo sulle idee. Ok. Questi sono ribelli bulgari, separatisti bulgari che, sinceramente, se si risolve l'impero ottomano mi fanno solo un piacere. Mosca si è ribellata ancora una volta. Torniamo qui. Spero che gli ottomani possano fare qualcosa riguardo questi ribelli qua. Nizhny Novgorod. Su.
Abbiamo un bel po' di cash. Vediamo se possiamo fare qualche edificio interessante. Produzione, sì, Cracovia sì, e anche Novi Zak. Questo non è male, non è male, non è male. Ok, altrimenti possiamo già fare delle manifatture volendo. Ok, l'assedio è andato, tassazione no, niente di straordinario. Sbarcamenti no. E boh. Partiamo con la manifattura di già. Grano, beh. No, aspettiamo un pochino per le manifatture, dai, no, non corriamo troppo. Allora, stavamo dicendo. Ascolta, senza tanto cash, ok. Ma con le war reparation al posto del cash, cosa ne dici? Ok, dammi un po' di soldi, ancora un po'. Ok, 221 di denaro, più le war reparation, più queste tre province. E andiamo. Molto bene, una guerra lampo contro come si chiama? La Moscovia. E andiamo così. Vistiamo i ribelli di Moscovia. Adesso facciamo un periodo un po' di tranquillità per dare anche un po' di respiro alla Lituania, che ha i suoi ribelli da gestire. Andiamo qui e poi voi andate invece qua, così cerchiamo di abbassare questi qua, che hanno una war exhaustion di 1,50, quindi spero che non li spawnino i ribelli, spero che riescano a gestirli in maniera abbastanza tranquilla. Vedere qua questo stato qua quanto sviluppo ha in totale. Beh, se prendiamo anche questa provincia qui, Suceava, dovrebbe essere una buona cosa. Sono nella Trade League di Novgorod, questo è un problema. Perché io non vorrei perdere di già Novgorod come alleato, mi interesserebbe. Sì, va bene. Datemi un po' di prestigio, faccio vedere cosa c'è nella zona del ponto, perché no? La grande ordine di Gradoguardia Riazan, va bene. La Moscovia ovviamente non è entrata in guerra, li hanno traditi, quindi la grande orda si mangerà Riazan. E stranamente, la Boemia non è più uscita, infatti. Ok, la riforma protestante spawna a Pilsen, accanto a Praga, ok. Non distante da noi, purtroppo, ovviamente. Purtroppo, devo dire. Noi prenderemo questa idea tra poco e ci buttiamo sulla conversione delle province ortodosse, appena possibile. Assolutamente. Sarebbe stato bello avere un advisor. Fermi tutti, abbiamo 29% di Crownland. Perché? Ah, abbiamo quattro stati, giustamente. C'erano anche i cosacchi, giustamente. Fatemi vedere come va qua. Lehmsu-Neumark, che è in Brandeburgo, ma non va bene perché sarebbe nell'impero. Thyssen, base production a 4. Quant'è la base production di Thyssen adesso? Dove si vede esattamente? Devo fare questo a 4? Sto dicendo questo? Sì. Producono naval supplies, non ci interessa. Due privilegi garantiti ai cosacchi. Che privilegi hanno i cosacchi? Fatemi vedere. Non l'ho mai visto. Ok, solite cose. Cossack regiments, land ownership, bla bla bla. Ma non abbiamo già Crownland, non possiamo perdere altra Crownland, assolutamente. Questo potrebbe essere interessante, questo mi piace. Questo lo prendo. Migliori generali. Beh, Land Leader Shock più 1 non è male assolutamente. E più 25 dal manpower dalle zone di steppa. Meno 50 dalle zone di steppa. Vediamo un po' dove sono le steppe in questo caso. Qui fondamentalmente. No, Grasslands. Steppa. Qua, la zona della Crimea e questa zona qui della Grande Orda. Ma sinceramente, quanto costa fare sta cosa? 5 di massimo di assolutismo massimo. Boh. Potremmo pensarci. Diciamo che
non so, non ha molto senso farlo per una solo vendita di lealtà, che è una cosa transitoria. Diciamo che prendiamo questo. Prendiamo questo. Abbiamo un po' di punti diplomatici che ci avanzano. Facciamo, beh, possiamo farlo già adesso in realtà. Vizna. Datemi. Dov'è? Forest Development, così spendiamo un pelino meno e andiamo di 2 punti qua. Vizna, vero? Non ditemi che ho fatto sviluppo sulla zona sbagliata. Base production almeno 4. Ok, perfetto, lo gioco in pausa, sono un cretino. Bene. Abbiamo fatto anche questo. E avanti così. Alla via così. Dove abbiamo il focus? Noi sulle cose militari, che ci sta. Dobbiamo completare l'idea di quantità, assolutamente. Vediamo che possibili interazioni hanno le idee di quantità, tra l'altro. Con quelle religiose abbiamo una politica che ci dà una... più 10% di morale, più 5% al recupero del morale. Non è male, non è male come prima tipologia di politica. Ok, il Bessarabia è diventata un nostro core. Perfetto. Ok, abbiamo detto che questo qua diventa uno dei nostri stati appena possibile. Ma prima prendiamo quest'idea. Consente di convertire molto più velocemente questi simpaticoni e cominciamo da queste. Cominciamo perché la legge sui sunniti comincia a essere un po' problema, siamo sotto il 60%, comincia a diventare un po' precaria la faccenda. Prendiamo questo, anche se il momento non ci serve. E sì, queste due qua le riusciamo a fare core una volta che abbiamo fatto core su colonna. Idea militare, National Supply Limit più 33%, perché no? Con la prossima avremo più garrison size, più anche National Manpower e anche l'abilità di combattimento della fanteria, che non è niente male, ragazzi. Se combinata con l'idea di quantità, potremmo arrivare ad avere un manpower abbastanza ragguardevole. Molto molto bene. Qua vorrei fare degli edifici, ma non c'è niente che mi acchiappi come idea. Facciamo un mercato a Varsavia, ma per il resto niente di particolare. Austria, come siamo con i rapporti? 150 quasi, va bene. Ok, la Boemia, solite cose. Qui ci sono sempre in guerra con qualcuno. Sono ancora in guerra con Cipro e Bisanzio. Stanno segnando Cipro, sì, ok. Quindi Cipro e Bisanzio scompariranno dalla mappa. E vabbè, ce ne faremo una ragione, che cosa vi devo dire? La Moldavia, mentre che è alleata di Novgorod, la Valachia di chi è alleata, scusate, dell'Erzegovina, ovvero di nessuno. 21, 10, 10, 9, 4. Beh, la Valachia è un buon posto, ragazzi, è un posto simpatico, cosa ne dite? Io quasi quasi un claim ce lo butto. Diamo un'occhiata nel frattempo alle nostre missioni, cosa dovremmo fare? Auto development almeno 600, ok. Expand Kazimierz, Cracovia, dalla Polonia. Allora, arrest lower than zero, devastation lower than zero. Workshop, ok. At least, a 3 di centro del commercio di 3. A Cracovia abbiamo già un workshop, vero? Sì. Prendiamo questo c'erano 1000 ducati per prendere un centro di livello 3 e questo ci darebbe cosa esattamente? Un teologo ebreo polacco, Moses Isserles, ok, che ci interessa però meno 0,50, va bene. E Cracovia ottiene la Kazimierz fino alla fine del game. Local production più 15. Wow! Cosa produce Cracovia? Sale. E poi carbone. Interessante. Interessante. Vediamo un po' questo cosa ci porta a fare dopo.
Non dobbiamo avere una monarchia elettiva, scrutismo almeno 50, bla bla bla, Crownland, fino al 24, quindi 30 anni per avere sta cosa, oppure, no, 3 di stabilità, no, 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 dammi questo, per carità, riga, ok, dove era la nostra armata qua? Andate qui, ok, torniamo a guardare le nostre cose che ci interessano. Ci darebbe cosa? Centro amministrativo, treatment, ok, una roba per il late game fondamentalmente, per l'età dell'assolutismo. Quindi questo possiamo farlo però, prendiamo un po' di soldi da parte che non ci servono. Vediamo un po'. Conquistare stati, ok, questo lo stiamo facendo. Ovviamente qua ci... Oh, ok, gli Ottomani hanno dichiarato guerra da Konyulu, i loro precedenti alleati, interessante. Quindi adesso dobbiamo reclamare la Prussia. Ah, e otteniamo il causale di soggiogamento dell'ordine teutonico, cosa che insomma è abbastanza fine a se stessa. Ok, e, se facciamo quello, le zone della East Prussia sono tutte quante nostre, quindi fondamentalmente dobbiamo ammazzare l'ordine teutonico e abbiamo claim permanenti sulla Bulgaria. Le province nella zona dei Carpazi che sono detenute dagli ottomani. Interessante. Claim permanenti. No, permanenti sulla Bulgaria e claim temporanei sulla Carpazia. Va bene. E poi la rendita per Varna. Ok. Ok, devono avere la Bulgaria e gli ottomani non devono avere nessuna regione, nessuna provincia nella zona dei Balcani. E con questo otterremo punti militari e un sacco di belle cose. Ok, il Commonwealth. Vabbè, qui c'è da aspettare che in qualche modo riusciamo ad annettere la Lituania. Proseguiamo con le conversioni. Vabbè, quindi fondamentalmente dobbiamo trovare un modo per attaccare l'ordine teutonico, detto in parole povere, cosa che non è facile. Perché l'ordine teutonico, come abbiamo già detto, fa parte dell'impero. Questo è un grosso problema adesso. Vabbè. Va bene. Qua abbiamo finito quasi il core, perfetto. Stiamo rimanendo un po' indietro con la tecnologia amministrativa, ma pazienza. Siamo molto avanti con il resto. Bene, guardiamo un'occhiata qui alla Valacchia, sono gli alleati dell'Erzegovina come abbiamo già detto. Sinceramente io un pensierino alla Valacchia lo farei, anche perché se non lo faccio io lo faranno gli ottomani, che sono in guerra con Konyulu e stanno stravincendo. Va bene, anche perché Konyulu non esiste quasi più, è stato bastonato da Kara Konyulu, che non è alleato con gli ottomani, non ancora perlomeno. Diamo un'occhiata alle relazioni che hanno loro con il resto del mondo, anzi non è questo, volevo vedere questo, l'opinione, ok, hanno avuto una brutta opinione degli ottomani, ottimo, quindi non c'è rischio, oh, è stata fondata la Persia, posso vedere qua, il Impero Timurido è diventato Persia, ok, facciamo anche quest'altro core, e direi allora che a questo punto possiamo decidere di andare verso la, come si dice? La Valacchia. La Valacchia. Allora, relazioni diplomatiche 4 su 4. E direi che con l'aiuto della Lituania, anzi anche senza l'aiuto della Lituania, soltanto con queste due truppe potremmo riuscire a prendere agevolmente la Valacchia. Non vedo perché no. Datemi un generale. Ok, buono, mi piace questo. I belli qua, dove sono? Murom, bla bla bla, andiamo a Murom direttamente, va? Che ho come l'impressione che esponeranno qui. Ecco qua, a posto. Questo era il timer, come avete sentito. Allora, io direi che attacchiamo la Valacchia appena possibile, ovvero adesso. Quindi, dichiariamo guerra alla Valacchia, avanti così, attacchiamo. Questi vanno a prendere il forte, questi vanno ad assediare niente, stanno qua. Ok. Dai ribelli moscoviti, avanti.
Austria, sì, teniamoci buona l'Austria, come possiamo almeno. E così ci espanderemo anche in Valacchia. Così, tra l'altro, tagliamo anche un po' le gambe all'Austria se si vuole espandere nei Balcani. Sono costretti a espandersi verso la Bosnia, la Serbia e poi gli Ottomani, perché la Valacchia ce la prendiamo noi adesso. Non tutta, magari, ma almeno queste tre province superiori. Anzi, prenderò Buzău, Giurgiu e probabilmente Târgoviște. Queste tre province qua sono anche le migliori, tra parentesi. E anche Oltenia non è male in realtà, produce anche rame, potrebbe averla, ok, perfetto. Qua Murom si è ribellata, a posto, va bene i ribelli. Non ci rimane altro che assediare queste zone qua e siamo a posto. Come sempre ragazzi, questa era il timer di prima, quindi per questo episodio è tutto. Vi invito ad iscrivervi al canale e a lasciare un mi piace se non l'avete già fatto. Lasciate un commento se volete. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo episodio.